you burning like I do under my tattoos. Just a remedy, remedy, remedy. Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi per me è mercoledì, sapete già che cosa significa? Sì, lo sapete già. Niente, vado al mercato a fare un giretto, poi se riesco con i tempi vorrei anche andare a fare un giretto da Teddy, perché è da tantissimo che non vado da Teddy, finalmente qua hanno riaperto tutto e quindi niente, se riesco faccio un giretto anche là. Anche se non si compra chissà che cosa, anche se non si fa chissà che cosa, però anche quella passeggiata, quel giretto dentro un negozio, magari ti compri la cavolata, però ti tira un pochino su, non so voi, però in questo periodo sono un po' così. Non so se è il cambio di stagione, tutto l'insieme, ma ho un po' d'ansia, un po'... non lo so, penso sia anche il cambio di stagione, perché confrontandomi con tante di voi, ecco, non sono l'unica. Come vedete ho anche questo sfogo qua, proprio la parte della mascherina, qui sotto, non so se si vede. Infatti ho evitato di truccare questa parte, ho solo messo un po' di correttore, blush, mascara, ma infatti sto provando a non utilizzare le mascherine che stavo utilizzando ultimamente, chirurgiche che aveva comprato Omar, perché non vorrei che siano proprio quelle mascherine. Oppure un prodotto che ho utilizzato, qualcosa che ho mangiato e che magari non ho digerito, perché io quando mangio qualcosa che mi fa male mi riempio di sfoghi, ma anche sul corpo magari mi vengono e sto giro mi sono venuti qua. O semplicemente un pochino di stress, cambio di stagione, un po' tutto l'insieme magari, eccomi. Niente ragazze, io vado e noi magari ci aggiorniamo poi dopo. No, l'ho vista qui, però ho detto se c'è io ne prendo una perché quella che avevo è... Eccomi, ho fatto alcuni giretti, sono andata al mercato e poi sono andata da Teddy, siccome finalmente ha riaperto tutto, quindi sono andata a fare un giretto, ma non c'era nessuno, devo dire la verità, quindi sono riuscita a fare un giretto però molto veloce. Ho preso due cosine, dopo ve le faccio vedere. Adesso vado a casa perché si è fatto tardissimo e niente, noi ci aggiorniamo dopo. Eccomi, sono appena arrivata a casa, adesso mi preparo qualcosa da mangiare perché ho fame. Però vi faccio vedere due cosine che ho preso da Teddy, molto molto carine. Ho proprio preso due cose, non ho comprato chissà che cosa, però ve le faccio vedere. Ho preso al mercato due pacche di brioche, queste qua della Balconi, le ho pagate 1 euro a pacco. Poi ho preso queste due tavolette di cioccolata che mi ispiravano tantissimo, le ho pagate 1 euro, devo dire poco. Questa qua extra fondente con cristalli alla menta e questa qua extra fondente con mirtilli e granella di mandorle. E niente, le ho prese dove ho preso le brioche nel banco delle caramelle dolci e niente, per 1 euro ho detto boh, le provo. C'era anche limone zenzero e boh, e qualcos'altro, ho preso questi due. Poi ho preso delle pere, queste qua, e un melone, l'ho visto e mi è venuta voglia di melone. Solite uova dal contadino, due mazzi di cipollotti, ho lasciato un buonissimo profumo in macchina comunque. Ne ho preso uno così da mettere nelle insalate, da mangiare crudo nelle insalate, e uno invece per la frittata. Poi ho preso 1,5 kg di zucchine, un pezzo di formaggio, un casco di banane, poi 2 kg di patate, 1 kg di cipolle e basta. Poi ragazze, da Teddy ho preso questo,
che praticamente è un organizer in plastica con questi tre cassettini e l'ho voluto prendere per organizzare tutte, non per i trucchi, ma tutte le forcine, gli elastici perché li perdo. Questo qua l'ho pagato 8 euro, però devo dire che è fatto molto bene. Di lato è fatto così. E niente, ha questi tre cassettini. Comunque poi dopo, quando vado a mettere le cosine dentro, ve lo faccio vedere. E poi ho voluto prendere questo portacandela, perché appena l'ho visto mi sono innamorata. E questo qua l'ho pagato 3,50 euro. In realtà avevo preso una candela, mi sono pentita di non averla più presa. E per poi prendere questo, ho detto, boh, metto la candela, mi dura sempre. Perché c'erano delle candele da Teddy stupende e profumavano tantissimo, si sentiva con la mascherina. E non l'ho più presa, ma magari al prossimo giro poi prenderò la candela. Forse così si vede di più il colore. Ecco, è proprio così. E l'ho preso in realtà da mettere sopra, dove ho la postazione make-up e mi piaceva molto. Al mercato ho anche preso questi due oli essenziali per il diffusore e a suo giro ho trovato al mercato questo qua, vaniglia e zenzero, e mora e muschio. Anzi, vi ricordate il diffusore, quello lì con questo qui che mi aveva mandato l'azienda, quella lì Liked in the Box? L'avevo preso da mettere sopra. Alla fine poi ho messo questo sotto e il Buddha sopra perché il Buddha è molto più bello. Perché mi piace di più. Però questo qua, ragazzi, è molto più completo rispetto al mio. Perché a parte che posso impostare un'ora, 3 ore, 6 ore. Sopra mi sembrava un po' sprecato solo per la stanza, diciamo così. E alla fine l'ho voluto mettere sotto. È veramente bello, anzi lo accendo. Mi sto trovando benissimo. Infatti questo qua ve lo straconsiglio se siete alla ricerca di un diffusore. Perché a parte che è molto capiente, quindi ci sta molta acqua all'interno. Ma poi il bello è che rispetto al mio, questo qua, non esce in continuazione il vapore, ma fa delle pause, diciamo esce, poi si ferma qualche secondo, poi ricomincia e in questo modo vi dura tanto tempo. Quindi se voi per esempio impostate 6 ore, vi dura realmente 6 ore perché fa le pause e non esce in continuazione il profumo. Quindi veramente mi piace, mi sto trovando benissimo, quindi ve lo straconsiglio questo qua. E poi questo qua si può, a parte che cambia tutti i colori, come vedete, cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Ah, ma poi se per caso, non so, la sera non volete più il profumo, il vapore, potete usarlo solo da lampada. Mi sto per andare a preparare il pranzo. E oggi, siccome non lo mangio da un po', preparo riso con zucchine, cioè riso basmati con le zucchine. Metto l'acqua su, aspetto che bolle, e unisco poi il riso e le zucchine tagliate a pezzettini. Niente, cucino tutto insieme, tanto questo cuoce in 10 minuti, taglio le zucchine piccole così cuoce tutto insieme. È boh, molto semplice, però a me piace molto e aggiungo magari una scatoletta di tonno anche. Ho finito di mangiare, cioè ho mangiato tutto il riso che ho fatto, sono strapiena. Sono venuta qua sopra perché devo dare una sistemata, devo anche pulire il pavimento, pulire qua la postazione make-up perché è da pulire. Cioè il ripiano in vetro è molto molto comodo, è facile da pulire, però allo stesso tempo si sporca velocemente e quindi ci sono tutte le ditate da pulire. E poi dopo apriamo insieme la Degustabox perché stamattina mi è arrivato l'email dal corriere che mi avrebbe consegnato la Degustabox, ma prima di uscire di casa mi sono completamente dimenticata di lasciare il biglietto. Praticamente quando so che devo uscire lascio un biglietto con su scritto di lasciare il pacco ad una vicina o dietro il cancello, ma mi sono proprio dimenticata e stamattina sono andata in farmacia e niente, ho incontrato lì il corriere che stava lasciando il pacco alla signora e me l'ha dato lì praticamente, quindi meno male, non era ancora passato da qua e niente, me l'ha dato subito direttamente lì. E niente, sistemo, poi noi ci aggiorniamo dopo. Thank you.
sweet and you care about my night. But I'm sobering up and this moment's past. Oh yeah, I don't wanna be tucked in someone else's arms. Cause my heart just broke and I need my time. Wanna speak so loud even though I hide. Like I'm hypnotized, can't get out of here. You don't know me, I just need my time. They say, I don't know where you come from. I don't, but you seem too nice to be alone. So lonely. I see you going through some things and I just wanna help. I don't know how to make it clearer. I just wanna go home alone. I need some time. Ecco qua, tutto pulito, mancano solo da lavare i pennelli perché sono sporchi, devo lavarli tutti, anche le spugnette, adesso mi sa che lo faccio. Qui ho fatto così, ma sapete che tanto poi io magari sposto, poi quello adesso l'ho messo lì, poi magari domani si trova giù, comunque per adesso rimane lì. Secondo me questo qua è anche carino come portapennelli, perché no? Vediamo, tipo così. E qua ho messo questo contenitore. Allora, qui ho messo tutti gli anelli e i braccialetti, quelli che diciamo utilizzo di più. Elastici. E le mollettine e alcune forcine. Così almeno so che sono tutti lì e non li perdo, forse. Niente, vado un attimo a lavare i pennelli e poi dopo apriamo insieme la Degustabox. Eccomi con la Degustabox di aprile, come vi ho detto prima la apriamo insieme. Qua c'è il solito volantino con tutti i prezzi e tutti i prodotti che troveremo nella box. Primo prodotto della Divella, ottimini, i ripieni, mai visti questi qua, eccolo qua. Questi qua 1,89 euro, i biscotti ottimini, i ripieni alle nocciole ti conquisteranno e non saprai resistere alla loro golosa tentazione. Nascondono al loro interno un tesoro tutto da scoprire e sono ideali in ogni momento della giornata. Non vedo l'ora di assaggiarli questi qua. Chef, besciamella integrale senza lattosio, ottima. In realtà questa qua l'ho già vista al supermercato, se non mi sbaglio alla Coop, però non l'ho mai presa. Chef, 2,59€, integrale, cremosa e ricca di gusto, è ideale per scatenare la creatività in cucina senza sentirsi appesantiti. Gustosa e senza lattosio, è facile da digerire ed è dedicata a tutti i celiaci e gli intolleranti al lattosio, quindi ottima, con farina di grano saraceno integrale. Quindi niente, non vedo l'ora di assaggiarla questa qua. Le stagioni d'Italia, questa marca la conosco perché la trovo al Bennett, è un pacco di pasta integrale. Allora, appunto, le stagioni d'Italia, 1,99€, un prodotto unico che conquisterà il tuo palato. La pasta integrale di grano duro, Senatore Cappelli, è prodotta da una filiera 100% italiana che utilizza un'antica varietà di grano ad alto contenuto di fibre e proteine. È di facile digeribilità e perfetta anche per i più piccoli. Allora... Petti, io adoro la marca Petti, infatti spesso compro la passata di pomodoro quando va in offerta. Io ho trovato questo qua sugo al pomodoro normale, forse l'altra versione al basilico, sì, no, io preferisco questa normale.
I sughi petti senza zuccheri aggiunti sono realizzati con solo pomodoro toscano, olio extravergine di oliva e pochi ingredienti naturali di prima qualità, ricette pratiche, veloci, genuine, prive di conservanti, addensanti o acidificanti e create a regola d'arte per garantire tutto il sapore autentico di un sugo come fatto in casa. Questo qua tra l'altro era il prodotto del mese. Cos'è? Mai visto sta cosa? Pasta di scalogno del marchio Già, non so se lo pronuncio bene, comunque 1,90 euro. La pasta di scalogno è un concentrato di scalogno pronto all'uso. Sostituisce lo scalogno fresco in ogni uso e dona un sapore speciale a tutti i piatti. Basta aggiungere un po' di pasta di scalogno per insaporire antipasti, insalate, zuppe, carne e ogni tipo di salsa. Questa è la confezione. Una birra. Birra Moretti filtrata a freddo, 1,49 euro. È la nuova arrivata dalla famiglia Birra Moretti, la sua ricetta unica è esaltata dal processo di filtrazione a 1 grado, poiché più la temperatura di filtrazione è bassa, più la birra è pulita. Il risultato è una birra chiara, cristallina, dalla personalità unica grazie al suo gusto fine e fragrante, delicatamente aromatico e intensamente rinfrescante. Omar apprezzerà. Cioccolata della Ritter Sport, una yogurt miele e nocciole e l'altra wafer al cocco. 1,29 euro. Un viaggio nel gusto alla scoperta del mondo in edizione limitata. 2 unità in ogni box. Una è fatta così. E l'altra così. Questa qua mi mancava, camomilla della Ricola. Preparato per camomilla, solubile all'istante. Ottima sia calda che fredda. Questa qua ad un prezzo di 2 euro, camomilla solubile Ricola, il gusto della natura in un istante. Tutta la dolcezza, gli effetti benefici e calmanti dei fiori di camomilla in pratici granuli. Versa 2-3 cucchiaini di granulato in una tazza e aggiungi acqua calda o fredda. La tua bevanda è pronta per essere gustata. Andiamo avanti. Sapori creativi, pepe rosa e limone. Questa qua è la drogheria 1880 sapori creativi, 3,29 euro, un mix che unisce il pepe rosa al sapore agrumato del limone e ad una selezione di erbe e spezie. È perfetto per esaltare il sapore dei crostacei e delle patatine. Vita snella, senza zuccheri, senza calorie. Sì, vita snella, le linfe. 1,29 euro, l'unica bevanda che unisce in un'unica bottiglia magnesio, potassio, calcio e zinco con le caratteristiche depurative di acqua vita snella. Magari questa me la porto dietro quando vado a camminare. Della Ela, preparato per budino al cioccolato fondente, adoro. Questo lo devo assolutamente fare. Questo qua. E poi panna cotta, gusto classico con caramellato. Solo aromi naturali. 1,32 euro, il gusto ricco e la facilità di preparazione sono da sempre garanzia di qualità dei preparati per dessert Ela. Prepara una deliziosa panna cotta al caramello e scopri il nuovissimo budino al cioccolato fondente, una ricetta speciale preparata con vero cioccolato per tutti gli amanti del fondente. Io. E quindi, niente, questo qua lo farò sicuramente. Ultimo prodotto, una barretta, Bikind. Io ho trovato questa versione con il burro di arachidi, credo. Stufo dei soliti snack, prova Bikind fino al 70% di frutta secca ingolosita da sciroppo d'acero o burro d'arachidi e 12 grammi di proteine vegetali. Gusto e nutrimento per uno snack fatto solo con ingredienti che puoi vedere e pronunciare. E queste qua sono veramente buone. Questa qua 2,49 euro. E basta, non c'è nient'altro. Questa qua era appunto la Degusta Box di aprile. Come al solito nelle info box c'è il mio codice sconto valido sulla prima Degusta Box se mai volete provarla. E poi le successive le pagherete a prezzo normale. Basta, sistemo e ci aggiorniamo dopo. Ragazze, non so da voi, ma qua fa freddissimo. A parte che oggi c'è un vento assurdo, ma fa proprio freddo. Infatti stasera bollito, Omar ha portato un pezzo di bollito e quindi niente, l'ho già messo su così per stasera è pronto. Avevo proprio voglia di mangiare qualcosa di caldo, qua altro che primavera, vabbè. Comunque, ho appena fatto un ordine i brochet per alcuni clienti e mentre c'ero ovviamente mi sono presa qualcosa anche per me.
poi appena arriverà tutto vi faccio vedere che cosa ho preso. Abbiamo finito di mangiare, mi è avanzato un pochino di brodo e lo vado a congelare come faccio sempre. Utilizzo stampini del ghiaccio e contenitori piccolini. Vado a mettere il brodo filtrato, cioè lo filtro, poi lo metto qui, aspetto che si congelano e poi vado a mettere ogni singolo cubetto dentro i sacchetti di tipo IKEA, oppure ho questi qua, tipo quelli del Lidl, così avendo questi cubetti piccoli, se me ne serve giusto uno o due cubetti per insaporire le verdure in padella, comunque ho bisogno di un pochino di brodo, ce l'ho nei cubetti più piccolini. Siccome io non ho altri stampini come questo, li vado a mettere, lo vado a mettere in questi qua che sono veramente piccoli. Metto poi la data sopra e lo tengo in freezer per massimo 3 mesi, ma io comunque lo faccio sempre fuori prima. Ecco fatto, gli stampini, quelli tipo del ghiaccio, li ho messi già in freezer e adesso poi scrivo la data e tutto quanto. Questi qua io li utilizzo tipo, avete presente il dado, quello lì della Knorr, quello lì tipo morbido, cuor di brodo, ecco sì, il cuor di brodo che si scioglie direttamente in padella, più o meno, ecco, più o meno lo utilizzo come quello lì. Perdonate la faccia, ma mi sono appena fatta la doccia, struccata, abbiamo finito di mangiare, ho finito di fare tutto. Così potete notare ancora di più il mio sfogo. Comunque, mi sono già lavata il viso con il detergente, vado a farmi la maschera, questa qua. Tra l'altro questo specchio della postazione make up fa tantissima luce, cioè io ho solamente questo acceso, non ho altro. La luce nella stanza è spenta, non ho ring light, non ho niente, quindi fa secondo me tantissima luce. Comunque, le maschere sono queste qua di Juness, già ve le avevo fatte vedere in alcuni video. Quante me ne sono rimaste? Perché queste qua sono in realtà le maschere del weekend. Perché voi dovete sapere che tipo io durante la settimana ho un tipo di skincare. E la domenica magari utilizzo altri prodotti e utilizzo questi, cioè questo siero di Juness, questa maschera, il gel detergente, però siccome questo weekend non ho fatto niente, stasera vado a farmi questa, però va tenuta 25 minuti, infatti è per quello che uso queste maschere per il weekend, proprio per coccolarmi, stile spa. Ci vediamo tra 25 minuti. Eccomi, alla fine non mi sono mossa di qua perché ho aperto Instagram e stavo messaggiando con alcune di voi e adesso va massaggiato il prodotto rimasto. Poi ormai sapete che utilizzo come tonico o comunque in estate come un'acqua rinfrescante, utilizzo questa qua di Aven che io adoro, la spruzzo anche sui dischetti di cotone e la tampono anche nel contorno occhi la mattina per alleviare un pochino il gonfiore degli occhi, e oppure la spruzzo direttamente sul viso dopo le maschere o comunque anche nella skincare normale come tonico. Io questa qui la compro anche assieme a quella piccolina, tipo da viaggio, da borsetta, e quella piccolina in estate me la porto dietro e quando magari ho caldo me la spruzzo un pochino sul viso e mi rinfresca. Ok, adesso vado ad applicare il siero e poi basta. Adesso divano, chiudo qua questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia come al solito. Un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!